faccio il buco. Non c'è il muro. Come faccio? Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Non ce l'ho io, ma non la mia donna, non ce l'ho. Se lo vuole, se lo cerchi, ci sono i cassetti. Ma che cazzo? Io non ne so niente dell'incendio. Ma le chiedo. Io sono il portiere. Ti qualifichi bene. Ecco, sono il sostituto del primo portiere. Mi trovo qui. Quindi se ho una rapina, io non ho niente. Ma che rapina? L'incendio. Scusi, lei perché piange così, che è brutto quando piange? Perché c'è la lacrima qua. Allora non ce ne frega niente, hanno chiamato i pompieri. Ah, hanno chiamato i pompieri. Ho capito, hanno chiamato i pompieri. E voi perché siete qui? Perché sono i pompieri. Ma no, non siete i pompieri. Vive i pompieri, vivi giù. Che quando cazzo. Senta, non c'è un capo, un padrone di questo hotel qua. Ci sono i direttori, ma sono su. Mi scusi, sì. Un'informazione a carattere personale. Prego, dica. Cosa ho presa io? Quanto viene una doppia compagno? Una doppia compagno? La vuole vista mare o vista lago? Non so, vista mare. Vista mare? Una suite magari? Ah! Ma c'è quello che costa che è quello? C'è un incendio! Ma perché? Io devo rispondere! Non c'è un incendio! Mi deve rispondere! Se vanno a parlare con il direttore, io lo dica che io sono qui per l'aumento. Ma che aumento? Andiamo! Non ci sputi in un occhio, perché sono pompieri. Ho capito, mi scusi. I pompieri! Guai i pompieri! Non mi parli dei pompieri, che dove arrivano combinano guai! Uno può morire anche annegato, acqua dappertutto! Io questi pompieri ce l'ho sullo stomaco. No, caro mio, lei i pompieri deve amarli, lei deve amarli, perché i pompieri quando arrivano con le loro sirene sono simpatici, arrivano e fanno... Ah! Ah!